una partita difficile contro una squadra che come primo dato statistico aveva una vittoria meno di noi, oltre a essere per punti realizzati la squadra che ne ha prima in questa graduatoria del nostro campionato. Abbiamo giocato una partita seria, di alta qualità mentale e tecnica. E credo che in 8 giorni abbiamo dimostrato a noi stessi che abbiamo saputo giocare a Rimini una partita fisica contro una squadra che ha una grande difesa, che vuole tenere il punteggio basso, vuole ridurre il numero dei possessi. Abbiamo giocato una partita, oltre che portando a casa 2 punti importanti, anche molto sapendo quello che dovevamo fare. Oggi, appunto, come ho detto prima, il miglior attacco del campionato, una squadra che vuole tanti possessi, giocare tanto in campo aperto. Abbiamo ancora una volta fatto una partita dove sapevamo quello che volevamo fare. Tutte e 2 le partite credo che siano state marchiate dalla nostra energia fisica e mentale in difesa. Oggi le percentuali del tiro a 3 nascono ovviamente da tanti tiri presi con vantaggio, e credo che i tiri da 3, è ovvio che la percentuale è qualcosa che non è sotto il controllo di nessuno nella prima pallacanestro. Però i tiri da 3 sono nati non solo dal pick and roll, ma anche dall'aver appoggiato la palla a spalla a canestro. Molto bravo è stato Tommaso a rendersi pericoloso e a riaprire, ma anche dalle uscite dei blocchi, dove magari fermavano l'attenzione della loro difesa, andava sulla prima uscita e trovavamo sul lato opposto dei tiri a 3. Quindi aver costruito tiri a 3 da 3 situazioni differenti credo che sia molto importante. Taylor non è assolutamente un problema di questa squadra. Taylor non viene valutato oggi se giocava bene, allora bene bene, allora teniamo Taylor, oggi se giocava male, male male, mandavamo via. Questo credo che non fa parte del metodo di questa società, e intendo questa società, quella del presidente, ok? E quindi così, abbiamo trovato anche un equilibrio diverso nella rotazione. Penso che tutti siano importanti, compreso Taylor, e questo penso che sia molto utile per tutti. Io credo che la partita di Imola non sia stato un problema di pressione, è stato un problema di aver giocato malissimo una partita magari dove si aveva solo tutto da perdere e niente da guadagnare, così vista in modo, non dico superficiale e negativo, ma vista in modo lieve, okay? E penso che questa squadra già prima avesse dimostrato, non so, quando ha giocato venendo da 2 sconfitte, quella in casa con Pistoia e quella a Iesi, e giocando in casa contro una Venezia che è la squadra, una delle squadre più forti del nostro campionato, giocando una partita di grande spessore tecnico e mentale. Quindi credo che la pressione è diversa, penso che la pressione è più difficile da affrontare, ma non per noi, per tutti, quando hai solo da perdere. Ecco, fortunatamente da adesso in avanti penso che quelle partite non ci siano mai più, e quindi è quella cosa che penso che capita a tutti.